Questa condizione può essere prevenuta? La risposta è affermativa. Ti fornisco qualche rapido suggerimento al proposito. Controlla l'efficienza della respirazione nasale. Molte volte la pancia gonfia è causata da difficoltà di respirazione nasale che costringono a dormire tenendo la bocca aperta e di conseguenza ad accumulare aria nello stomaco. Non dimenticare la colazione. Troppo spesso ci scordiamo di fare colazione, magari per via della fretta che caratterizza la nostra giornata. Fare colazione tutti i giorni e curare le scelte alimentari che la riguardano è un consiglio preventivo molto importante quando si tratta di evitare problemi di pancia gonfia. Per scongiurare fenomeni di fermentazione, il suggerimento che posso dare è quello di evitare il più possibile i carboidrati da cereali e farine o mais, e il latte, i latti da cereali, le spremute, scegliendo quasi una colazione di stile anglosassone, cioè dove sono molto importanti le proteine, come quelle delle uova, che ti raccomando devono essere sempre biologiche e fresche. Ti informo che le uova sono state recentemente e finalmente assolte, insieme al burro, dall'accusa di formare colesterolo. Verifica. Io da 3 anni mangio dalle 60 alle 90 uova al mese e il mio colesterolo e i miei trigliceridi non sono mai stati così bassi. Elimina le bevande gassate. Le bevande gassate, acqua compresa, costituiscono un fattore causale molto importante quando si parla di problemi di pancia gonfia. Cessarne il consumo è un suggerimento preventivo molto importante a questo proposito. Fai attenzione a quando ti corichi. Coricarsi abitualmente subito dopo mangiato è deleterio per l'efficienza dei processi digestivi e, come ben saprai, la cattiva digestione può determinare problemi di gonfiore di stomaco. Il consiglio, alla luce di questo aspetto, è di prevenire, evitando il più possibile di coricarsi non prima che siano trascorse 2 o 3 ore dall'assunzione dell'ultimo pasto. Evita l'ingestione di bevande fredde, evita l'assunzione di bevande zuccherate, anche in prossimità dei pasti. Evita di bere e chiacchierare troppo durante i pasti.